Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo al Revolution Days a Imola e guardate un po' dove sono, siamo sul podio, mi manca la ghirlanda, no, vabbè, quella si usava negli anni 80, però la coppa e lo champagne mi piacerebbe tanto. Oggi siamo qui perché c'è un insieme di tecnologie, scienze, auto elettrica, mobilità, insomma il mio habitat naturale. Una delle attività che si fa qui in pista è girare con delle Tesla, perché sì, non facciamo casino, però mangiamo i pneumatici molto probabilmente. Vi voglio far vedere questa Tesla in particolare, che è del mio amico Claudio di Nemea, perché ha qualcosa di fatto da lui. Ciao Claudio, questo è il primo progetto di cui voglio parlare oggi. Spiegaci un attimo, che perché qui vedo un alettone che non è proprio originale, ma è meglio dell'originale. Speriamo che sia meglio dell'originale. In realtà sì, ho preso la macchina, tanta passione, e io faccio carbonio per vivere, soprattutto per il motorsport, ma anche l'automotive in generale, e ho detto voglio un alettone, voglio uno spoiler. Poi mi sono inventato tutto un kit, in realtà c'è tutto che un arriverà kit. Più avanti, arriverà. Come dicevi. In realtà è già pronto, ma non dirò a nessuno. Zitti. E niente, adesso abbiamo lo spoiler che è partito. Spiegami, perché è molto particolare, sporge parecchio rispetto a quello originale, è molto più fine, è fatto con un materiale fighissimo. Dai, parlaci un secondo. Sostanzialmente abbiamo messo la macchina in un CFD, che è un calcolo aerodinamico computerizzato, e abbiamo creato qualche cosa che potesse rendere sulla macchina. Questo è il primo step che abbiamo fatto. Perché abbiamo non è per il motorsport, diciamo. Non è per il motorsport, ma è aiuta per l'aerodinamica. Aiuta soprattutto il consumo, con una naturale conseguenza alla tenuta di strada. Quindi chiaro. Neanche in quello... non manca neanche questo. Come vedi tu è molto sporgente, ma in realtà sta all'interno delle sagome della macchina, certo. Quindi si può utilizzare. Sì, diciamo. Sì, non c'è bisogno di omologazione. Esatto. Praticamente avete qualcosa che viene utilizzato in Formula 1 direttamente sulla vostra Tesla, questo è fantastico. Hai detto bene, perché in realtà questo materiale qua è utilizzato esclusivamente per i profili alari di Formula 1 e MotoGP. Niente, qua l'abbiamo spremuta bene, la mia piccola auto. Adesso ricarichiamo e andiamo a mangiare. La tecnologia e l'innovazione, abbiamo anche Crame, il club romagnolo auto e moto d'epoca, perché i due mondi si devono incontrare. Tra le mie preferite c'è la BMW Isetta, guardate che bella, troppo classica, la adoro. Questa è una fiera
particolare, perché unisce tecnologia e mobilità elettrica. E perché sono qui io oggi? Perché io, alcuni me lo chiedono a volte, come fai ad arrivare ai pedali? Ho delle modifiche chiaramente alla mia auto, ma tutte le altre auto che io guido non ho assolutamente nessuna modifica. E sono venuto qui oggi perché ho un progetto in mente per creare delle modifiche adattabili a tutti i pedali di tutte le auto. Ed oggi qui parliamo con Robo Creator, che ha creato questo bellissimo robot, con voi due ragazzi che avete realizzato una cosa fantastica. Grazie, grazie. Cos'è che stiamo vedendo qui? Qua vediamo un progetto di Robo Creator, il primo progetto di Robo Creator, che è una cella robotizzata di fresatura, dove appunto vediamo un robot antropomorfo con un elettromandrino da 15 kW adatto alla lavorazione di materiali come legno, MDF, piuttosto che polistirolo e come resina. Questo. Esatto. Con questa soluzione robotizzata si possono lavorare pezzi molto alti in Z o molto lunghi in X, grazie al track motion da 3,7 m e alla tavola rotante indexata. È un progetto nato dalla collaborazione di Suprema, VSS e Regolo Studio, e dove abbiamo unito tutte le nostre conoscenze per appunto riuscire a portare a terra e scaricare a terra questo progetto per noi abbastanza importante. Qui voi siete partiti per creare quel robot, ad esempio, siete partiti, mi dicevate, da un piccolo modellino di 25 centimetri. Esatto, è stato fatto tutto un lavoro di reverse engineering, esatto. Quindi una scansione, dalla nuvola di punti si è ricostruito tutte le superfici e poi è stato scalato e fresato. Rielaborato con Sprut Cam, esatto. E il vostro sistema l'ha creato. Esatto. Fantastico. Federica Maspero, Calze in Kashmir. Raccontaci un attimo di questo bel libro. Allora, questa è la mia autobiografia che ho scritto un po' di tempo fa, è uscita adesso a maggio, e racconta della mia vita sulle mie protesi in carbonio, dagli inizi con le varie sfide per rimettermi a camminare fino ad arrivare alla conquista delle medaglie a livello paralimpico con le mie protesi da corsa, fino ad arrivare poi ai progetti familiari che ho condiviso con ovviamente mio marito. Tu e tuo marito siete qui perché per far vedere, insomma, come siete riusciti a raggiungere questo obiettivo. Tu ad esempio lavori proprio hai lavorato, come dicevi, un'azienda che progettava e produceva piedi in fibra di carbonio, e di fatto è un po' la mia passione, nel senso che ho curato tutti gli assetti, diciamo, di ottimizzazione della performance proprio con questi ausili, che deve essere estremamente curata. E prima ti ho visto correre con una Tesla, fai un bel andare. Ho perso, però. Sì, vabbè, adesso. Diciamo che lo spirito agonistico rimane sempre molto vivo. Noi siamo contenti di essere qui in questo evento che unisce la tecnologia a tutta una parte umana, proprio perché la mia è una unione proprio, è un punto d'incontro, certo, tra ciò che la tecnologia offre a, quello che può dare chi, a, te. Esatto, a chi ha un bisogno di un ausilio. Certo. Io, grazie all'ausilio, al fatto di essermi abituata e adattata all'ausilio, ma anche grazie ad averlo customizzato, di fatto ho ottenuto tanto nella mia vita, quindi una bella indipendenza e tante soddisfazioni. Congratulazioni. Grazie. E per la prototipazione ovviamente si parte da alcuni device che ti permettono di arrivare al risultato partendo da un qualcosa. E qui con Microgeo, ad esempio, vediamo come viene effettuata la scansione di un oggetto. Allora, noi adesso andremo ad utilizzare uno strumento a lama laser per acquisire una nuvola di punti di un particolare meccanico. Che Però, prezzi hanno questi dispositivi? Allora, come prezzi partiamo dai 28.000 euro fino ad arrivare ai 55.000 euro. Chiaramente non è una cosa consumer, ma è un po' più, diciamo, a livello industriale. Abbiamo delle accuratezze molto spinte su un volume di un metro cubo, considerate che la scansione rimane all'interno dei 5 centesimi di millimetro. Abbiamo poi delle altre soluzioni invece pensate per
rilievo di oggettistica piuttosto che per il body scanning, che invece stanno tra i 5 e i 10 mila euro. Molto interessante, grazie. Grazie a voi. E chiaramente tutte queste informazioni, tutte queste prototipazioni devono essere supportate da un hardware capace di elaborarle. E appunto siamo qui con MSI, perché chi è che lo fa? Beh, lo fa un computer ovviamente. Io. Matteo, perché MSI è qui oggi? Allora, noi siamo qui oggi perché Giorgio ha sempre usato portatili MSI per fare il suo lavoro. Lui ad esempio faceva reverse engineering sulle barche, faceva dei progetti custom chiesti anche da terzi, da persone che volevano svolgere un determinato progetto. Noi siamo qui appunto per supportarlo, per far capire che il portatile non è solo gaming, il portatile di fascia alta è anche scheda video e anche processore. Un hardware di alto livello può essere utilizzato sia nel gaming quasi quanto praticamente nel lavoro di tutti i giorni, anche nel lavoro professionale. Infatti ogni attività che si può vedere qua in questa fiera è supportata da esatto, un device di questo genere. Ha bisogno per forza di cose di un portatile di alto livello. E quando abbiamo una costruzione in serie, eccetera, dei robot ci possono venire anche in aiuto. Ad esempio, questo qui che vediamo è molto interessante. Che cos'è che sta facendo questo robottino? Questo è uno strumento dedicato al controllo dimensionale attraverso la movimentazione robotica, per cui non c'è un operatore in questo caso che governa lo strumento, ma è il robottino attraverso un programma che viene precompilato che effettua le scansioni finalizzate a valutare la bontà del componente, quindi un ciclo automatico di controllo. E un'applicazione di questo tipo la troviamo molto spesso appunto in catena di montaggio. Assolutamente sì, esatto. Per verificare la bontà del esatto. pezzo. Molto interessante, grazie. Bene, ci mancherebbe, grazie a voi. E tutta la prototipazione che si fa con questi robot, con questi laser 3D, eccetera, finisce qui, finisce chiaramente in una stampante 3D. E qui abbiamo la stampante 3D italiana per eccellenza, che è Sherbot. Noi siamo produttori italiani di stampanti 3D in diverse tecnologie, dalla plastica fino al metallo. Sì. Quindi qualsiasi cosa può essere prototipata con una stampante 3D. Come sapete, io ho una 43 a casa da qualche mese che Sherbot mi ha prestato per realizzare un video interessante che uscirà più avanti. Per l'occasione potrei anche venire a trovarvi, cosa ne dici? Sicuramente sarai benvenuto, così potrai vedere e toccare con mano la nostra realtà, le nostre macchine, tutta la nostra produzione. Ma mi interessa molto la stampante, quella con i metalli, mi interessa molto. Beh, è sicuramente la stampante più avanzata che noi produciamo. Siamo gli unici in Italia ad avere una stampante a polvere di metallo, quindi tecnologia sinterizzazione di polvere di metallo. E stiamo cercando di lanciare una nuova idea, una stampante a metallo per tutti, non proprio tutti, ma consumer, diciamo. Non consumer, perché comunque bisogna pensare che per stampare l'acciaio bisogna investire almeno un 50.000 euro. Però se consideriamo che il mercato oggi di stampanti da 500-600 mila euro è già un bel passo essere riusciti ad abbassarlo a 50. Interessante. Certo, le dimensioni non sono grandi, quindi è piccola, però è completamente open, quindi vuol dire che tutti i parametri sono aperti e sono a disposizione dell'utente, come la nostra filosofia. Giorgio, allora siamo in chiusura, com'è andata la giornata? Diciamo che oggi la giornata siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, cioè a tirare l'attenzione oltre ai rumori della pista, finalmente a fare quello che io e Pietro avevamo deciso già 2 anni fa, di portare in un autodromo un evento come questo così atipico. Esatto, è veramente strano unire il mondo della tecnologia, della prototipazione alla mobilità e alla pista. È tutto, cioè, in realtà non è strano, perché per chi ha detto lavori come noi sanno benissimo che si parte da una prototipazione fino ad arrivare magari a un pezzo di motorsport. Non è così semplice spiegarlo, certo. Perché io ho sempre partecipato a eventi e sono stati anche poi il mio dubbio che ha portato poi alla creazione di un Revolution, perché sono sempre stato abituato a fare le fiere. Invece ho la grossissima difficoltà invece di far capire la gestione di tutti questi progetti che sono sempre fatti a sfera. Certo. E non ti dico che è sempre stato un grosso impedimento. Esattamente 4 anni fa, quando ho pensato alla Revolution, volevo creare qualcosa che non c'è mai stato. E quindi dall'evento 0 lanciamo l'evento 1. Sarà luglio 2022, dove faremo vedere molta più sinergia con le aziende e con le persone.
parlando non solo di tecnologia, ma poi avremo a disposizione la pista interamente per un'intera giornata, dove ci divertiremo in pista, sì. Ma faremo tanta massa critica, soprattutto con dove l'essere umano sarà partecipe della tecnologia che utilizzeremo. Ottimo, quindi ragazzi pensateci, perché io dovrò fare freni, assetto, perché voglio andare forte. Sì. Okay. Eh? E noi, ok, e noi ci saremo. Allora, ci rivediamo a luglio, grazie, grazie mille. Ciao a tutti. Pugnetto. Metto.